della Nisto, ci ha portato due i suoi ragazzi che dopo mi troveremo, che li ha avuti l'anno scorso quando stavano in un'unione della Nisto, c'è Elena Fiorini per la buonasera. Buonasera, e il capo Bonfetti, ben trovato. Allora, intanto tu mi vuoi riflettere con Andrea, ecco, siamo all'inizio di questa avventura, che per te, chiaramente, che per dopo spiegheremo meglio invece è andata bene, insomma, per noi è un punto che ne vale assolutamente tre. E le ragazze hanno dimostrato una grande tenacia, è stata soprattutto una prova di carattere, perché a differenza dell'anno scorso, pur nello svantaggio, hanno avuto subito una pronta reazione, una pronta risposta. E diciamo che noi siamo arrivate lì abbastanza tranquille, nel senso che comunque sia venivamo da due vittorie, quindi andavamo ad incontrare fuori casa una squadra che effettivamente ci aveva già messo in grossissima difficoltà quando avevamo giocato la Coppa, perché ci aveva rifilato 9 gol in 2 partite, quindi insomma penso che più di così aveva fatto, come hai detto te prima giustamente, da rullo compressore in queste due giornate, quindi andavamo là tranquille di quello che avevamo alle spalle, serene del fatto che comunque sia anche fosse arrivata una sconfitta non sarebbe stato poi così inaspettato. Invece c'è stato questo pareggio, una grande prova di carattere, siamo veramente tutti molto contenti perché soltanto l'anno scorso non ci saremmo mai aspettati una cosa così. Ecco Riccardo, c'è da dire che il gol di Gastamini è stato il primo gol subito della Florenzia Grazie.
di Conseguenza, il Grifo Perugia. Diciamo che c'è un quadro di risultati di questa terza giornata, abbiamo fatto successo e non c'è possibile raccontare la mia legge di quello che non è più della classifica, cominciamo con il successo storico della famiglia di Lancia Stadino, la zona Italia, l'amicizia, la Gatto, che poi fa il giornale per l'Euro, cioè il gruppo per l'Euro ha battuto 4-2, ma la squadra è 2-0, ma non è che batte di 2-0 su Italia, e questo è Torino 1-1, il Museo ha vinto il quadro per l'Euro e 3-1, ma vogliamo il Museo di Lancia Stadino, no, ancora la mia geografia qui non c'è arrivata, dovrebbe essere sempre Liguria, dovrebbe essere, sì. No, vabbè, ci sono state delle cose che non possiamo ripetere, perché insomma se consideriamo che l'anno scorso sì, era il nostro capocannoniere, ma 9 gol ce l'ha fatti in una stagione, qui già insomma siamo oltre, no vabbè. Isotta effettivamente è stata l'unica che ci ha dato veramente fastidio davanti domenica scorsa, quindi sapevamo di che pasta è fatta, da un lato sapevamo anche un po' come neutralizzarla, però è anche vero che Isotta è una di quelle giocatrici che quando parte, che ha la giocata buona, è a estro lei, quindi non ci puoi fare niente a una giocatrice così. Di contro noi abbiamo comunque la nostra Razzolini che ci ha fatto anche prendere un infarto negli ultimi minuti, perché abbiamo anche rischiato di vincerla questa partita al 93esimo, quindi sì, sì, ci poteva passare. Sì, il Vittorio Ferenzi la portano al secondo posto con il Ferenzi, il Vittorio la squadra che mette a punteggio piano 3-3, che probabilmente è una squadra che potrebbe partire di più il Ferenzi, due probabilmente favorite dei giovani per la prima posizione. Per quanto riguarda le altre due voti, diciamo, tutto aperto, con la Vittorio si può giocare secondo me contro tutte le altre squadre. Arriverà la Vittorio domenica in una vita peruta che la vince 2-2, dopo che è stata la prima, dopo aver ricordato la prima quindi vedrà anche la porta della comunità quest'anno, che si era portata comunque nella campagna a tutti, che sicuramente metterà come sta questa qualità. Il Perugia comunque è sempre stata negli anni una squadra che ha sempre fatto il suo, ha sempre messo i suoi puntini su lei in maniera precisa. Per noi è assolutamente importante adesso dare continuità a questa striscia di risultati utili. Ci andiamo con grinta, convinte di poter far bene. L'anno scorso comunque le partite che abbiamo giocato con il Perugia sono sempre andate bene, perché c'è stata una vittoria esterna e un pareggio in casa, quindi siamo sicuri che potremo dire la nostra. E poi comunque il derby è sempre il derby, nel derby può succedere di tutto e quindi ce lo viviamo a pieno proprio. Gioca contro il Moponte alle 3 sempre, sì. Sì. Rimane qua. Assolutamente sempre. No, in questo caso no, quindi insomma venite numerosi. Sì, sicuramente merita una lettera il derby, una partita a sé rispetto alla partita e tutti del campionato. La legge che ovviamente fa il favore della lontata e può sfruttare la forza del pubblico, che più volte si è mostrato la mai più la rete nella scorsa stagione. Quest'anno, secondo me, la parte tutta è stata la rete di Casalingo, che hanno detto già
possiamo essere totalmente inclusi, diciamo, di scampionato. Grazie, sono andati bene la mentalità di Lorenzini, il nuovo tecnico della Lecce, che ci penso che andasse bene nell'atmosfera del calcio femminile, non solo perché è un calcio più tattico in cui diciamo, la Lecce con molte indicazioni di allenatore. E se vedremo adesso, vedremo se riuscirà a continuare i risultati, però per il consecutivo devo stare grazie del quarto. Ecco, Andrea, raccontaci qualcosa di te prima di venire all'Arezzo, qual è stato il tuo periodo? Sì. Ecco, qual è la differenza anche dell'approccio, della gestione del gruppo dai grandi appunto a un settore giovanile e alla scuola come quella Berretta? Tanto bisogna appunto l'obiettivo della società è quello di portare dei ragazzi in prima squadra, in parte diciamo è già avvenuto perché ad esempio Gerardini ha fatto il debutto a Piacenza per qualche minuto e sono nel giro della prima squadra insieme anche a Benucci, quindi diciamo questo lavoro comincia a vedersi anche sotto questo punto. Thank you.
da qualche ragazzo che era con la prima squadra della Mezzani, poi c'era anche Metoni che era con l'Under 19, quindi anche un riconoscimento. Il gruppo al trovare, alcuni sono da Berretti, altri che appunto hanno fatto il salto dagli allievi, hai trovato un buon lavoro diciamo da chi ti ha preceduto. Chiedono i risultati di questa giornata numero 2, siamo nelle tesi Gubbio 1-2, che stiamo nel 0-4, permane Alma Juventus Padre 3-0, Ravenna batte Siena 4-1, a Teramo vinto la Regione 4-2, il Santa Arcangelo ha vinto in casa della Viterbese 3-0. Per questa classifica, punteggio pieno Regione Sant'Arcangelo Modena 6 punti, a 4 permane Gubbio, 3 Ravenna Siena e Alma Juventus Padre, 0 Stambere di Tesi, Teramo, Arezzo e Viterbese, gol del Modena di Zito, quindi la serie dopo 3 minuti, poi a campo ancora Zito e Kenny. Allora, sentiamo un po' che partita è stata, ti chiami? Diego. Allora, sicuramente il gol dopo 3 minuti ci ha spezzato un po' le gambe, nel senso che effettivamente dal punto di vista psicologico abbiamo subito dovuto rincorrere, però diciamo che subito dopo il gol abbiamo reagito anche piuttosto bene, abbiamo avuto due pale gol, però dopo altri errori tecnici in uscita, soprattutto la difesa, abbiamo preso il 2-0 e il 3-0. Andando all'intervallo sul 3-0 uno è un po' difficile, ecco, ritrovare lo stimolo giusto. Abbiamo cercato di, diciamo, fare la nostra figura, però purtroppo non ci è riuscito anche per una mancanza anche un po' di carisma e di cattiveria, in questo dobbiamo migliorare sicuramente. Sicuramente i ritmi sono molto diversi, anche tecnicamente e tatticamente è un campionato molto diverso. Trovi gente che appunto può andare in prima squadra oppure scende addirittura dalla prima squadra, e quindi devi misurarti con questi praticamente giocatori veri e propri, e quindi devi metterci il massimo impegno e la massima cattiveria necessaria. La prossima, Crocini Diego, giochiamo con il Teramo che ha i nostri stessi punti, ha subito due sconfitte, e noi andiamo a giocare la partita per vincere. Sì, a loro sì, noi no. Quasi 1,90 m. Scena. Ruolo? Centrocampista centrale o mezzala? O mezzala, perché diciamo entrambi li posso fare. E dove ti trovi meglio? Ma io ora sto giocando da mezzala e mi trovo bene, comunque mi trovavo bene anche quando giocavo davanti alla difesa. Quindi sarà dagli allievi, ci dice altro compagno e un'altra Cambia molto, perché comunque trovi giocatori veri e le partite sono più dure, anche già il tempo dura di più, sono due tempi da 45 e ti confronti con gente più forte, e tecnicamente, tatticamente cambia molto, devi essere preparato, quindi... Senti, però i compagni, comunque i ragazzi che erano nella Berretti, che sono in giro della prima squadra, è uno stimolo? È uno stimolo, perché comunque ognuno cerca di arrivare in prima squadra, quindi è uno stimolo in più sapere che loro ce l'hanno fatta, quindi è una possibilità anche te se ti impegni costantemente. Beh, grazie, in bocca al lupo per il proseguimento, quindi adesso vediamo qualche passo in avanti, si spera ulteriore, questo che spero. Grazie.
Torna in casa la formazione dell'Under 17 di Seghecin Laghezzo contro i Parietà del Teramo. Si tratta della quarta giornata di campionato. Il Teramo che ha punteggio pieno insieme alla Juve Stabia, quota 9, secondo miglior attacco del campionato, un solo gol subito. Dunque numeri che fanno capire il valore di questi ragazzi del Teramo contro un Arezzo che però viene da due vittorie consecutive, quella a Pagani per 2-0. Ancora più netta quella in casa della Casertana per 3-0, dunque la squadra allenata da Beppe Forasassi, anche dal punto di vista dei risultati, sembra far denotare un percorso di crescita, Arezzo che dunque è in classifica quota 6 e che teoricamente potrebbe anche tentare quest'oggi l'aggancio in testa alla classifica. Fischia l'arbitro, parte Falco col destro, proprio Girà che traversa e poi si è alzata la bandierina, traversa del Teramo. Su questa bellissima punizione da parte di Falco, Zaccaro va invece a cercare il mezzo Milanesi, è proprio lui ad anticipare Barduagni e a portare in vantaggio l'Arezzo, ha letto benissimo la traiettoria del corner, si è inserito di testa come gli aveva suggerito qualche istante fa Forasassi, gli aveva detto Forasassi qualche istante fa. Vai sul portiere e lui ci è andato, è arrivato anche prima e ha messo dentro di testa al 38esimo. Dunque l'Arezzo passa in vantaggio. Cambria, controllo di Cambria dall'altra parte verso De Luca che può entrare. De Luca col destro, traversa, che saetta di De Luca con la palla che è scesa all'improvviso, colpito la traversa. Rimessa ancora in attacco per il Teramo, Caffarelli, pallone lunghissimo verso Calvanese, c'è una deviazione e poi un guizzo di Basile che evita l'autogol. Rimessa lunga di Di Domenico, anticipato Marini, palla rimessa dentro, attenzione che rimane lì, Marini, Marini da terra, Marini fuori. Milanese, attenzione a Zaccaro, sta uscendo il portiere, scontro tra i due. Attenzione, l'arbitro. Giallo, purtroppo c'è bisogno addirittura della barella per Zaccaro. Ovviamente gli facciamo grandi auguri. E l'arbitro fischia alla fine, esulta tutta la panchina dell'Arezzo che fa l'impresa, batte il Teramo fin qui capolista per 1-0, terza vittoria consecutiva per la squadra di Forasassi che dopo aver battuto Paganese e Casertana per 2-3-0 supera per 1-0 anche il Teramo che fino a questo momento le aveva vinte tutte 3-3 segnando 10 gol subendone uno solo, oggi ha subito il secondo, quello di Milanesi con un po' di sofferenza che negli ultimi due minuti di recupero in cui l'Arezzo si è complicato un po' la vita da solo, però c'è una bella vittoria. Sì, no, io faccio una fatica tremenda, non riesco a capire come mai con i grandi faccio fatica, con i piccoli faccio fatica sempre. Però è chiaro che loro è una bella squadra, sicuramente una delle migliori che abbiamo visto finora. Siamo stati bravi a capitalizzare una delle poche occasioni che ci è capitata e poi abbiamo difeso con un certo ordine, anche se poi alla fine ti prende l'apprensione. Poi fare tanti cambi così non è facilissimo che poi la squadra ritrovi misure e geometrie, ma insomma dai, l'importante è che credo che i risultati ci aiutano a crescere, a lavorare, a dare un pochino di serenità al nostro ambiente che ne ha bisogno. Tra l'altro poco prima del gol avevi detto a Milanesi vai sul portiere e ha fatto gol. Sì, vabbè, lo dico tante volte che poi il gol non viene, per una volta che viene rimarchiamola, mi raccomando. Comunque è una crescita della tua squadra al di là della gestione di alcune fasi di partita che mi sembra costante. Sì, no, crescita c'è perché è chiaro che lavoriamo dal 7 d'agosto, quindi i ragazzi in campo sanno già stare in un altro modo e vedo, insomma, cominciano a capire i meccanismi. Ti ripeto, poi dopo facendo 6-7 sostituzioni la squadra viene stravolta, non abbiamo poi caratteristiche precise, quindi un pochino sicuramente dobbiamo soffrire, però queste tre partite ci hanno dato la dimostrazione che lavorandoci ci possiamo stare anche noi e ci possiamo divertire. E i risultati aiutano, no? Perché sicuramente, io ho sempre detto, i risultati aiutano a lavorare, aiutano a migliorare, aiutano a capire che probabilmente stiamo facendo il lavoro giusto. Grazie a tutti.
la forma in testa a 10 punti, poi a Nages, la messa in sera, non la ricordate, la messa in sera, hanno il dubbio 5, resting fondi, Cadalese 4, Paolo, Sanno del Tino, 1, Cadetta, Vittorio, Fino di Sanno, la scuola, questo è il bello di questa nuova campionata per la lettera di studi di Stella Q, visto la formazione amalante, andava a vincere 2-1 in un bel risultato per la formazione amalante, quindi risultati da scritto dal secondo livello, 2-1. Buona notte, io sono stato una peggio del ministro in Napoli, la lista proprio di comando di gioco, è tantissimo, io ho il paneggio di Antonio al 30, per l'ultimo classico di Martini, che ha tirato il grande piede, che è lunga di lista, è un video di passata, per tutto il mondo, il 2-1, la titola di notte, che non c'è punti, se la messo a fare, con la tua grande vita. E poi tutti i giornalisti sono riusciti a vincere contro il Teramo per 2-1, è lo stesso risultato consecutivo, come dicevo in campionato, i giornalisti in parte per le cose, quindi con il 4-0, non sono fermati 0-0, parlamento che portano 1-1, schiena il Sano 0-0, fanno le cose giuste 2-2, di perdere la strada in due stadio. Una, al minuto 25, la mia scelta, 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 la mia